Alessandro Alciato, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto, benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare di un libro che si intitola Non pettinavamo mica le bambole. Ecco, le meravigliose storie delle ragazze della Nazionale. Questo libro edito da Baldini Castoldi, noi lo raccontiamo seppure nella brevità di questa conversazione. Alessandro Alciato, giornalista, conosce benissimo il mondo del calcio, ma non solo, e conosce altrettanto bene questo mondo del calcio femminile. Ecco, come mai raccontare, dopo tanti libri che lei ha scritto dedicati ai grandi del calcio maschile, ora Non pettinavamo mica le bambole? Anzitutto complimenti per il titolo. Grazie, grazie mille. Perché raccontarlo? Per due motivi sostanzialmente. Il primo perché dietro alle storie di campo delle calciatrici che hanno giocato il mondiale femminile in estate, lì tutta Italia si è accorta che possa esistere anche un calcio femminile di alto livello, ci sono anche delle storie umane bellissime, a volte faticose, a volte di sofferenza, a volte di lacrime, perché non tutto è stato facile per adesso donne, ma una volta bimbe che dovevano iniziare a giocare a calcio, cioè uno sport considerato sostanzialmente solo maschile. Infatti, insomma, molte di queste 23 giocatrici, e lo raccontano loro perché ci sono 23 capitoli, anzi 24, in cui ognuna di ciascuna delle calciatrici racconta la propria storia umana. Linea umana, perché insomma ci tengo, il 24esimo capitolo è quello in cui parla l'allenatrice di questa nazionale, il commissario tecnico Milena Bertolini. Il secondo motivo è perché la prima partita del mondiale femminile è stata Italia-Australia e mia figlia di 4 anni, che si chiama Allegra, dopo pochi minuti ha detto: papà, mi racconti le storie di queste giocatrici? Sono bellissime, vestite d'azzurro, vestite di blu. E allora, insomma, come dir no alla propria figlia, soprattutto se è piccola, se ha 4 anni, se vive ancora, insomma, in un mondo piuttosto fatato. E quindi, insomma, mi sono messo al lavoro, ho incontrato le 23 calciatrici, ho incontrato Milena Bertolini e davvero ho scoperto delle storie, molte delle quali neanche io conoscevo, di rara bellezza umana. E quindi è nato così questo libro. Alessandro Alciato, ma sua figlia ha 4 anni. Allegra, la piccola Allegra, le ha fatto una domanda da vera giornalista. Da vera giornalista, infatti quello mi ha fatto un po' paura, devo dire la verità, perché ho sentito la concorrenza. Però nella sua semplicità non era poi così facile rispondere, perché bisognava scavare nel profondo delle storie di queste giocatrici, di queste ragazze. È stato, no, tenendo un linguaggio sportivo, calcistico, è stato davvero un bell'assist. Quindi ho tentato di trasformarlo in un gol o in qualcosa del genere. Una ragazza non può giocare a calcio, quello è il mondo maschile, ce lo siamo sentiti dire tante volte, e invece lo sguardo nostro è cambiato. Lo sguardo nostro è cambiato, certo, dovuto alla vittoria, alle buone prestazioni di queste calciatrici, e questo sicuramente è un dato importante che ci ha fatto cambiare idea. Dico ci ha fatto cambiare idea perché non possiamo escluderci da questa cosa, perché tutti noi fino a un po' di tempo fa guardavamo al calcio semplicemente come dotazione maschile. Però Alessandro Alciato, è vero, il calcio femminile finalmente ha un suo spazio, ma quanto, me la sono posta questa domanda, quanto sia stato un effetto culturale importante questo, senza dubbio, un effetto di costume, no, della nostra società, ma quanto invece a volte, seppur in maniera positiva, quella bruttissima parola ma necessaria, il marketing, la comunicazione ha saputo agire su questo, perché ancora prima di questi campionati bisogna ricordare che le grandi aziende sportive hanno messo sul tavolo milioni di milioni per investire in questo sport, perché hanno visto che in questo sport c'era possibilità di business, ma al di là del business c'è una possibilità di sviluppo culturale. Esatto, infatti la premessa che vorrei fare è che ci sono sempre state le ragazze del calcio, della nazionale, e siamo probabilmente tutti noi un po' colpevoli perché ci siamo accorti in ritardo di loro. Quindi il mondiale è capitato nel momento giusto e ci ha fatto aprire gli occhi. È vero, molte aziende hanno investito milioni di euro, ma perché? Perché si sono accorte che ne valeva la pena, che si sono accorte che il calcio femminile, io
chiamerei calcio, per sì, poi femminile, maschile, insomma, per individuare bene il genere, ma è calcio, cioè il calcio maschile è calcio, il calcio femminile è calcio, sono calcio allo stesso modo. Certo, sport, insomma, da un certo punto di vista diversi, ma perché è chiaro che se tu parti dal calcio maschile come base per valutare quello femminile, non è giusto, perché insomma, perché magari la velocità non è esattamente quella del calcio maschile, ma c'è una bellezza incredibile nel calcio femminile, c'è una bellezza di gioco, c'è una bellezza di sviluppo di azioni, c'è una bellezza di movimento delle giocatrici, ci sono allenamenti dietro, cioè io non farei differenza, il calcio è calcio, poi giocato da donne e giocato da uomini, ma stiamo sempre parlando di calcio. Basti pensare che la FIFA, cioè il governo mondiale del calcio, ha deciso di raddoppiare gli investimenti nei prossimi anni sul movimento del calcio femminile, perché il calcio femminile è bello, perché il calcio femminile è calcio, perché è uno sport vero, perché le protagoniste sono incredibili, con incredibili intendo un'accezione positiva, ed è vero quello che dicevi tu, cioè che tutte o quasi tutte si sono sentite dire da piccole ma dai, cosa perché giochi a calcio, sei una femmina, e allora il calcio anche allora era uno sport che potevano praticare le femmine, ma con più difficoltà, e addirittura le difficoltà maggiori, alcune delle 23 protagoniste del mondiale femminile con la maglia dell'Italia le hanno incontrate in casa, perché ci sono storie di calciatrici che raccontano che i genitori erano le prime due persone a non invogliare le proprie figlie a giocare a calcio, dicendo ma dai, fai un corso di danza, fai un corso di portamento, come se il calcio davvero fosse una malattia. No, il calcio, loro erano avanti dal punto di vista culturale, pur essendo bambine, rispetto a chi li circondava, rispetto ai genitori, rispetto a persone adulte. Sono contento che questo dal libro sia emerso in maniera chiara, perché io credo che molte di queste 23 calciatrici abbiano sofferto troppo per inseguire una passione, e inseguire una passione in realtà dovrebbe essere una strada positiva, qualcosa di bellissimo. E inseguire una passione spesse volte ha delle complicanze, come vengono raccontate in queste storie, per l'appunto nel libro Non pettinavamo mica le bambole di Alessandro Alciato, libro che verrà presentato al Circolo dei Lettori giovedì 16 gennaio alle 18:30 insieme con Gianluigi Buffon, la calciatrice Marta Carissimi, Evelina Cristellin. Ecco, in questo libro tante storie, ne vogliamo estrarre una, Alessandro Alciato? Due, se mi permetti sarò molto veloce. Una, la calciatrice Elena Linari, che nel libro parla di omosessualità, della propria omosessualità, come se ne dovrebbe parlare, cioè come una cosa assolutamente normale, raccontando che all'estero, ad esempio lei gioca nell'Atletico Madrid, nessuno si accorge insomma della sua omosessualità, proprio perché è una cosa normale, qualche difficoltà in più ce l'ha quando viene in Italia, perché sente ancora proprio dal punto di vista culturale qualcosa che non possa andare. Questo per dire insomma che sì, si parla di calcio sullo sfondo, ma si parla di molte sfaccettature della vita. E poi invece quella di Rosalia Pipitone, portiere che si è ritirata dalla nazionale proprio dopo il mondiale. Lei in Sicilia da piccolina doveva giocare di nascosto dai genitori, doveva giocare scalza per la strada, perché racconta che se i suoi genitori si fossero accorti delle scarpe sporche, si sarebbero anche accorti del fatto che lei potesse scappare in qualche modo per andare a giocare a calcio, e lì vedevano proprio, lei racconta, dice insomma, i miei genitori non vedevano proprio il calcio come uno sport femminile, addirittura nelle scuole calcio del suo paese, lo racconta Rosalia Pipitone nel capitolo a lei dedicato, dicevano che era contro la legge che una bambina potesse giocare a calcio magari in una squadra di bambini. Questo per raccontare da dove sono partite e dove sono arrivate, cioè hanno fatto una strada a una velocità supersonica rispetto al resto del mondo, e ci hanno fatto aprire gli occhi, per fortuna. E Valentina Giacinti, se ricordo bene il nome, lei staccava la testa alle bambole, no? Pur di andare a giocare, proprio perché voleva veramente dare un senso a questa cosa. Io non voglio giocare alle bambole, voglio andare a giocare a pallone, e che male c'è? Esattamente, infatti
staccavamo la testa alle bambole, poteva essere uno dei titoli possibili. Poi insomma, come hai detto, abbiamo scelto non pettinavamo mica le bambole, perché c'è stata un po' la paura, no? Noi nel momento di scegliere il titolo, che potesse far paura a qualcuno un titolo del genere, potesse apparire come un libro lugubre piuttosto che un libro di cattiveria. In realtà il messaggio voleva essere diverso, ci è sembrato che non pettinavamo mica le bambole, potesse rispecchiare un po' di più quello che viene raccontato nel libro. Però sì, c'era chi staccava la testa alle bambole, c'era chi scappava da casa, c'era chi ha iniziato a giocare perché non voleva fare le pulizie con la propria mamma, quindi preferiva accompagnare il papà che giocava a pallone, e a forza di vedere il papà giocare a pallone si è innamorata di questo sport. Ci sono davvero 23 storie totalmente diverse fra loro, ma che alla fine portano tutte nella stessa direzione, tutte allo stesso tema, cioè che il calcio femminile adesso magari è più facile, e questa è la vera vittoria. Cioè, una bambina inizia a giocare a calcio ed è una cosa normale. Anni fa, quando hanno iniziato le giocatrici della nazionale, era vista come una cosa un po' meno normale rispetto ad oggi. Prefazione di questo libro è a cura di Gianni Infantino, personaggio ai primi piani del livello per quanto riguarda il calcio internazionale, ovviamente. Però Alessandro Alciato, dopo i mondiali di Francia, abbiamo detto che c'è questa nuova attenzione verso il calcio femminile. E adesso invece che attenzione c'è? Lo chiedo allo sportivo, lo chiedo al giornalista sportivo Alessandro Alciato, che ogni giorno ha le mani in pasta. Ecco, che tipo di attenzione c'è? Perché a me sembra che siamo un po', non dico ritornati indietro, ma di nuovo un pochino nel sottobosco, oppure no? No, l'attenzione succede come nel calcio maschile, cioè quando c'è il grande evento, e può essere il campionato europeo, il campionato mondiale, tutti parlano della nazionale italiana. Quando non c'è, magari l'attenzione scende sicuramente. Quindi per quanto riguarda la nazionale è vero, magari un po' meno di attenzione c'è, ma credo sia una situazione fisiologica. Invece la Serie A di calcio femminile sta prendendo sempre più piede, c'è grande attenzione, c'è grande seguito. Certo, nel corso del tempo bisognerebbe farla giocare in stadi che si possano definire tali, perché ancora spesso si vedono dei campi insomma di periferia o qualcosa del genere. Però diciamo che il fatto che l'attenzione sulla nazionale sia un po' diminuita è proprio fisiologico. Pensiamo a quando c'è un mondiale di calcio maschile, si ferma l'Italia, poi no, dopo nelle qualificazioni agli europei, nelle qualificazioni al mondiale, qualcosa in meno si vede, si nota e si percepisce. Quindi da questo punto di vista direi che siamo nella normalità. Certo è che bisogna tenere alta la guardia, alta l'attenzione, per evitare che poi possano questa attenzione possa arrivare a livelli troppo bassi, a livelli di guardia, ma io non vedo questo pericolo in questo momento. E allora noi, mentre ci dedicavamo proprio ieri a costruire l'appuntamento di oggi, delle varie conversazioni, io sono andato a vedere il campionato di calcio femminile, sono andato a vedere la classifica, perché poi alla fine è la classifica che conta, e sono rimasto molto felice, perché nella classifica si sorride, ma bisogna anche dirle queste cose. Perché la prima in classifica è la Juventus Women, l'Inter femminile è al nono posto. Vorrei solamente sottolineare questo, Alessandro Alciato. Vabbè, qui sta uscendo il tifoso che è in te, però. No, sono semplicemente guardando le classifiche, nessuna tifoseria, diciamo semplicemente guardando la classifica. La Juventus femminile, insomma, è la squadra da battere. L'Inter è arrivato in Serie A da pochissimo, ma anche loro stanno facendo un grande lavoro. In generale, è vero, la classifica conta, ma conta anche il percorso che una società sta facendo, e l'Inter, da questo punto di vista, nel femminile sta facendo un percorso importante. Certo, ha iniziato dopo a calcare il palcoscenico della Serie A, e quindi ci vorrà magari un po' più di tempo per arrivare ai livelli della Juventus femminile. Però già il fatto che tu possa vedere nella classifica una squadra che si chiama Juventus, una squadra che si chiama Inter, una squadra che si chiama Fiorentina, una squadra che si chiama Milan, una squadra che si chiama Roma, potrei andare avanti citando praticamente tutta la classifica, significa che i grandi club hanno capito quanto sia
importante il movimento femminile. Certo è, ogni anno qualche dolorosa defezione c'è, perché più vai in là con l'importanza, più alzi l'asticella e più ovviamente ci sono degli sforzi anche economici da fare, ma questo credo che purtroppo sia proprio il cammino da intraprendere e da continuare a percorrere per fare innalzare ancora di più il livello del nostro movimento femminile. Adesso, lo dice Milena Bertolini, il CT della Nazionale, nel libro, ci vorrebbe un boom delle iscrizioni del movimento femminile, cioè più o meno quadruplicare il numero delle praticanti per pensare nel giro di qualche anno di competere davvero per la vittoria del mondiale. Basti pensare che l'Italia, che è fra le prime 8 nazionali del mondo, e questo l'ha certificato l'ultimo mondiale, fra quelle prime 8 è l'unica squadra in cui giocano calciatrici non professioniste, ma anche da questo punto di vista, insomma, qualcosa si sta muovendo e si sta andando in quella direzione, nella direzione del professionismo. Ci vorrà ancora un po', ma i primi passi sono stati fatti. E a proposito di calcio, a questo punto parliamo dell'altro calcio. Siamo al giro di boa. Il giro di boa chi vedrà in testa? Lo possiamo fare? La possiamo fare questa previsione? Insomma, bisogna capire fra quelle due, fra Inter e Juve, non si scappa da lì. C'è da dire che da una parte c'è la Juventus che insomma continua a tenere i livelli degli ultimi anni. Vincere dopo aver vinto tanto per tanti anni consecutivi non è facile, dall'altra parte c'è Antonio Conte che sta facendo delle cose incredibili. Cioè, io dico che a livello di rosa, di squadra, di giocatori, considerando anche gli infortuni, la Juventus è superiore all'Inter, quel gap è stato colmato dalla figura di Antonio Conte, che insomma noi conosciamo dal primo giorno, ha iniziato a martellare i suoi giocatori dicendo che si può arrivare a certi obiettivi e loro non solo ci hanno creduto ma stanno mettendo sul campo. Quindi io non mi avventuro in questo pronostico, intanto lo sbaglierei sicuramente, perché nel calcio dei pronostici è molto facile sbagliarli, però sottolineerei quanto sia stato bravo Antonio Conte nel suo lavoro all'Inter, quanto sia stata brava la Juventus a continuare a mantenere un livello di vittorie e, ripeto, vincere dopo aver vinto tanto non è così scontato, non è così facile. E sarebbe anche bello che ci fosse un terzo incomodo da portarci fino all'ultima giornata con un punto di domanda, e sarebbe veramente molto bello. L'Atalanta, che non vincerà lo scudetto, ma è una società modello con un allenatore che spesso è stato considerato non da grande squadra. Cioè Piemontese Gasperini, e allora a quel punto ha trasformato l'Atalanta in una grande squadra, ha dimostrato che una grande squadra lui la può allenare. Mi sembra uno dei più sottovalutati inspiegabilmente degli ultimi anni, Giampiero Gasperini. E in effetti, se ci vogliamo divertire quest'anno per vedere un calcio giocato, ma nel vero senso della parola, devo dar ragione ad Alessandro Alciato, è veramente l'Atalanta, perché a suon di gol va avanti, e questo è veramente molto 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 bello. Prima di salutarci, Alessandro Alciato, invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni, ti posso dire la verità, che mi sembra un'autocelebrazione brutta, però è così, il mio, nel senso che prima delle presentazioni me lo rileggo per vedere se insomma quello che ho scritto è legato ancora all'attualità, a parte che lo è perché è uscito da pochissimo, e quindi in questi giorni sto rileggendo Non pettinavamo mica le bambole. Di solito non leggo i libri, ma prima delle presentazioni mi piace rileggerli, perché insomma queste storie mi hanno colpito particolarmente. E questo dà il senso anche di quanto gli autori ci tengano le presentazioni, a farle bene, nel senso anche di preparare, perché è vero, lo scrittore il libro l'ha scritto, quindi lo conosce, però a volte rileggere il libro, questo è molto importante. A proposito di presentazione, giovedì 16 gennaio alle 18:30 a Torino, al Circolo dei Lettori, con la presenza di Gianluigi Buffon, tra gli altri, la presentazione del libro Non pettinavamo mica le bambole, Baldini e Castoldi, libro di Alessandro Alciato. Grazie e buona giornata, Alessandro Alciato. Grazie a voi altrettanto.